Laudetur Jesus Christus. Carissimi fratelli e sorelle, celebriamo la quattordicesima domenica del tempo dopo Pentecoste. La parola di Dio oggi, come al solito, come sempre, ma oggi ancora di più, è molto ricca di spunti di riflessione. E abbiamo sentito questo brano del Vangelo tratto da Matteo, che è un invito un inno alla divina provvidenza, un invito a liberare il nostro cuore da tanti affanni e da tanti affanni che a volte prendono il sopravvento. Il Signore con questa parola ci dà tanto ossigeno buono. Quando sentiamo il Vangelo sempre ci ridà forza, ci ridà vigore, ci sprona ad andare avanti e anche ci raggiunge magari in momenti di debolezza, in momenti di scoraggiamento, ma ci sono alcune parole che veramente sono liberanti perché veramente quando sentiamo la parola del Signore che ci raggiunge in questo modo, ecco che tutte le ombre, tutte le angosce, tutte le paure, tutti gli affanni che ci portiamo svaniscono in un attimo. Dice Gesù: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e Dio vi darò ristoro. E il ristoro più grande lo sperimentiamo proprio nella Santa Messa, quando il Signore ci raggiunge con la parola e con l'Eucaristia. È la parola che raggiunge il nostro cuore, l'Eucaristia che nutre la nostra vita, la nostra anima, la nostra esistenza. Il Signore allora ci invita oggi ad abbandonarci veramente alla sua divina provvidenza. Che cos'è la divina provvidenza? La divina provvidenza è riconoscere l'intervento di Dio nella nostra vita, riconoscere la sua mano che ci guida, riconoscere la sua presenza, riconoscere che c'è un filo rosso che guida tutti gli avvenimenti della nostra vita, che le fasi della nostra vita non sono sconnesse tra di loro, ma c'è una mano di Dio che sempre ci ha accompagnato, ci accompagna, ci accompagnerà, anche quando noi magari non ce ne eravamo accorti. Sant'Agostino lo dice bene nelle sue confessioni, lui che si è convertito al cristianesimo, quando rivede la sua vita nella luce della fede, ecco che dice: tu, Dio, eri vicino a me, io ero lontano da te, ma tu stavi vicino a me. E rivede anche il suo passato peccaminoso, anche in quel passato vede la mano di Dio che lo proteggeva, che lo accompagnava, che aspettava con pazienza la sua conversione. È per dire che anche noi, se leggiamo la nostra vita con un occhio di fede, vediamo che c'è questa mano di Dio, c'è la provvidenza di Dio, c'è l'intervento di Dio, anzi è Lui che guida tutto, è Lui che guida gli eventi, è Lui che guida la nostra vita. Molti purtroppo pensano che c'è il destino scritto nelle stelle, che c'è il fato ineluttabile, che Dio, come pensavano alcuni filosofi, ha dato un calcio al mondo, cioè ha dato una spinta e poi si è ritratto indietro. Dio ha dato il motore, ha dato il moto al mondo, ma poi si è discostato e non si interessa delle vicende del mondo. Nella mentalità antica addirittura le divinità erano cattive, erano invidiose degli uomini e quindi erano ostili alla vita non volevano la felicità dell'uomo. Ecco, niente di tutto questo nella nostra religione cristiana, poiché il Signore ci ha rivelato il vero volto di Dio, che è Padre. Quando diciamo il Padre nostro, la prima parola, Padre, dovrebbe allargare il nostro cuore, poiché siamo chiamati ad avere un rapporto di figliolanza con Dio. E questo è tipico solo del cristianesimo. Non c'è nessuna religione in cui gli uomini si rapportano da figli, perché noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo. E allora è lo Spirito di Dio, l'amore che c'è tra il Padre e il Figlio, quell'amore eterno, che è un vincolo eterno di amore, è stato riversato nei nostri cuori. Lo stesso amore che c'è tra il Padre e il Figlio, che è la terza persona della Trinità, e non è una cosa, quello stesso amore è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito di Dio. E allora siamo capaci di conoscere il vero Dio.
Oggi è anche la memoria di San Pio X e nel Catechismo di San Pio X viene detto bene qual è lo scopo della nostra vita. Lo scopo della nostra vita è conoscere Dio, servirlo, amarlo e raggiungerlo all'eternità. Questo è lo scopo vero della nostra vita, perché noi siamo stati fatti da Dio e siamo stati fatti per Dio. E Sant'Agostino ancora lo dice bene: Signore, tu ci hai fatto per te. Il nostro cuore non trova pace finché non ritrova te, finché non riposa in te. E quindi ecco perché il Signore ci invita a cercare prima il regno di Dio, perché noi siamo stati fatti per Dio, nel nostro cuore, nel nostro spirito, nell'anima, nel più profondo della nostra coscienza c'è il desiderio di Dio. Il problema è che molti poi lo mortificano, quel desiderio, molti si ribellano anche al Padre Eterno. Ecco invece. E lo scopo della nostra esistenza è conoscere il vero volto di Dio, conoscere Dio, vivere da figli, certo, servire anche Dio, e quindi nel timore di Dio, servirlo, ma servirlo significa non obbedire ciecamente a dei comandamenti, non sottomettersi ciecamente a una volontà superiore, servirlo significa amarlo. Servire Dio significa amarlo, cioè contraccambiare all'amore ricevuto con il servizio della nostra stessa vita, con altrettanto amore per quello che ci è dato naturalmente di poter ricambiare al Signore stesso. E allora il Signore ci invita oggi ad alzare il nostro sguardo e a mettere veramente il regno dei cieli al primo posto nella nostra vita. E cercare il regno di Dio significa cercare Dio. Significa cercare di attuare il regno di Dio già sulla terra, già in mezzo a noi. Gesù ha detto: il regno di Dio è già presente in mezzo a voi. Certo, ancora deve compiersi e sarà perfetto solamente alla consumazione dei tempi, sarà perfetto solamente quando tutto sarà ricapitolato in Cristo, ma la Chiesa vera, non quella falsa, la Chiesa vera, quella istituita da Cristo, ha ricevuto il compito di evangelizzare, di portare il messaggio della salvezza, ma ha ricevuto il compito di rendere presente già ora il regno di Dio sulla terra, già, renderlo presente proprio per Cristo, perché Cristo è presente nella vera Chiesa e il regno di Dio è Cristo, è la presenza di Cristo, Figlio di Dio, Salvatore. Ecco, la vera Chiesa ha ricevuto il compito di rendere presente già ora il regno di Dio sulla terra, e questo è possibile solo nei comandamenti di Dio, solo nell'amore di Dio, solo se c'è Gesù Cristo al centro di tutto. Oggigiorno però vediamo che il regno di Dio sembra proprio sparito dalla terra. Certo, la Chiesa non coincide col regno di Dio, la Chiesa non è il regno di Dio, ma la Chiesa anticipa il regno di Dio sulla terra, ha ricevuto il compito da Dio, abbiamo detto, di rendere presente già ora il regno di Dio e quindi di darne un'anticipazione, di renderlo visibile alle genti, di renderlo visibile a tutti e affinché tutte le genti possano entrare nel regno di Dio. Ma dicevo oggi, dov'è il regno di Dio visibile sulla terra? Oggi sembra sparito perché le nazioni sono in mano a Satana. I governanti delle nazioni sono consacrati a Satana, la maggior parte, oppure sono allineati a Satana. Sono pochi i governanti cristiani che ancora difendono i valori cristiani. Le nazioni, l'Italia è stata consacrata al demonio, è stata consacrata per mezzo di quei riti che hanno fatto con il Moloch davanti al Colosseo, la porta dell'inferno. E poi ancora peggio in Vaticano con i riti di Pachamama. L'Italia è stata consacrata a Satana da questi governanti. E così tutte le nazioni che lavorano per quel cosiddetto nuovo ordine mondiale, che non è nient'altro che un progetto anticristico di instaurare una nuova società, un nuovo modo di vivere senza Gesù Cristo, senza Gesù, senza la legge di Dio. Quindi un progetto veramente satanico, mascherato di umanitarismo, mascherato di bontà, mascherato di beneficenza, mascherato, ecco, sappiamo bene,
da leggi umanitarie che però sono apertamente contro al Vangelo, e così via. E allora ci chiediamo dov'è questo regno di Dio oggi sulla terra? Certo non lo vediamo al telegiornale, certo non lo vediamo in televisione, certo non lo vediamo nel mondo, nei discorsi del mondo, nelle cose del mondo, nella società che vive immersa nell'immoralità, immersa nell'eresia, nell'apostasia. Certo non lo vediamo attraverso la falsa chiesa di Bergoglio, perché Bergoglio, abbiamo detto, anche lui è consacrato a Satana. E lavora per Satana, lavora per instaurare questa nuova civiltà dove Cristo non è più al centro, ma al centro c'è l'uomo, al centro ci sono i diritti umanitari. E allora dov'è questo regno di Dio oggi? Questo regno di Dio oggi è in atto per mezzo di un piccolo resto che ancora è la speranza del mondo. E lo dice anche Papa Benedetto XVI, allora giovane teologo Joseph Ratzinger. Nel 1969, in quella profezia che conosciamo tutti, quella profezia straordinaria, dove Joseph Ratzinger disse che la Chiesa, da qui a poco, parlava dal 69 vedendo i tempi nostri, diceva da qui a poco la Chiesa andrà incontro ad essere perseguitata, a non avere più nessuna incidenza politica, nessuna incidenza sociale. Non avrà più nessuna presa, come per dire, la predicazione dei vescovi non sarà ascoltata da nessuno. E poi diceva, quella chiesa sarà minoritaria, la chiesa dovrà essere purificata e sembrerà quasi sparire dalla faccia della terra, la vera chiesa, quella spirituale, non quella che si allinea alla politica mondiale, al globalismo e così via. La chiesa vera rimarrà in una piccola comunità di credenti, una piccola comunità di credenti, ma alla fine della tribolazione, alla fine della purificazione, dalla quale dovrà passare la Chiesa, e questo lo dice anche il Catechismo della Chiesa Cattolica, parla di ultima prova, alla fine di questa purificazione dirà la Chiesa risplenderà ancora più bella di prima, risplenderà grazie a un piccolo resto che ha mantenuto salda la fede, che ha mantenuto salda la speranza, che ha mantenuto saldo il mandato di Cristo. E tutte le genti guarderanno a questo piccolo resto e troveranno in questo piccolo resto la speranza di andare avanti. Troveranno la verità, quella verità che avevano cercato per strade diverse, per strade sbagliate e non l'avevano trovata. E oggi c'è ancora una cosa ancora più tragica, che è quella che dovrebbe essere la Chiesa di Cristo, ma che è una falsa Chiesa, inganna le anime, quindi inganna le anime, al posto che portarle alla luce della verità, le porta nella menzogna, le porta nel relativismo, le porta a perdersi. E quindi capiamo bene che invece la vera Chiesa di Cristo è quella che lavora per la salvezza delle anime, non quella che fa politica, non quella che si allinea con il globalismo mondiale e che predica l'ecologia, la fratellanza, la salute, non è questa il benessere, l'unione tra i popoli, l'amicizia tra i popoli, non è questa la vera Chiesa di Cristo. La vera Chiesa è quella che lavora per la salvezza delle anime, è quella che ancora vive del Vangelo, ma il Vangelo, quello autentico, quello vero, quello che il nostro Signore ci ha lasciato. E abbiamo sentito proprio nella prima lettura tratta da San Paolo che coloro che vivono nel peccato, fa tutta una lista di peccati, coloro che vivono così e non si pentono, coloro che vivono così e vogliono vivere così, non entreranno nel regno di Dio. E nel Vangelo Gesù ci parla del regno di Dio. Cercate prima il regno di Dio e tutte le cose vi saranno date in aggiunta. Cioè, se mettete Dio al primo posto, tutto troverà l'ordine giusto e anche le cose che bisogna fare. Questa pagina del Vangelo non è un invito a non lavorare, non è un invito a non far niente. Quando Gesù dice, Padre dei cieli, nutre gli uccelli, anche se gli uccelli non fanno niente, non è un invito a non far niente, ma è un invito a cercare prima il regno di Dio e allora tutto il resto,
troverà la sua giusta collocazione e quindi anche le cose del mondo, anche le cose che dobbiamo fare nel mondo, perché Gesù ha detto siete nel mondo, non siete del mondo, ma siete nel mondo, quindi dobbiamo anche viverci in questo mondo. E allora è una questione di priorità, è una questione di scelta. Cos'è più importante per te, per me? Cos'è più importante? Dove pongo la mia speranza? Nei beni materiali, nell'accumulare ricchezze, nelle cose di questa vita, negli onori, nelle cose del mondo? È lì che trovo la mia realizzazione, la mia speranza, cose che però da un momento all'altro possono finire. Che oggi ci sono e domani non ci sono più. Trovo lì la mia vera realizzazione, oppure la mia speranza è in Dio, è fondata in Dio, è fondata nella sua parola, è fondata nella speranza del regno dei cieli, perché Gesù ci ha detto: vado a prepararvi un posto nel mio regno e non vedo l'ora che veniate tutti ad occupare il posto che vi è stato assegnato. Ecco, mentre il Vangelo dice questo, però San Paolo dice che non tutti entreranno nel regno di Dio. Queste pagine di San Paolo, dove lui fa queste liste di vizi, di peccati, sono scomparse dalla predicazione della falsa chiesa, non esistono più. Già nelle letture post-conciliari sono scomparse queste pagine e oggi tantomeno non si parla del peccato che porta le anime all'inferno. Ma San Paolo lo dice chiaro, lo dice bene, non si può sbagliare. Dice: i frutti della carne sono questi. Quindi leggiamoli velocemente: impurità, dissolutezze, fornicazione, idolatria, magia, inimicizie, risse, discordie, fazioni, invidie, ubriachezze, orge, altre cose simili. Tutte queste cose, chi vive con questo spirito mette a serio rischio la sua salvezza eterna, se non si pente, se non gli viene data la grazia di convertirsi. Ecco perché è importante pregare per la conversione dei peccatori e fare sacrifici anche. La Madonna ce lo ricorda, tante anime vanno all'inferno perché nessuno prega e si sacrifica per loro. Ecco, San Paolo ci ricorda che ci sono due vie solamente possibili, o la via della carne e quindi tutto ciò che ne consegue frutto di morte, o la via dello spirito e tutto ciò che ne consegue è vita. Infatti si parla poi del frutto dello spirito. Nel testo latino si parla di frutto al singolare, mentre nella traduzione italiana si dice i frutti dello spirito, ma è più bello quello che dice il latino, il frutto dello spirito, perché se abbiamo un frutto, ce l'abbiamo tutti, è un frutto unitario. Quindi se noi abbiamo la pace vera, quella di Cristo, avremo anche tutti gli altri frutti correlati. E quindi quali sono i frutti dello Spirito? Qual è il frutto dello Spirito? Pace, gioia, carità, pazienza, benignità, bontà, longanimità, mitezza, fedeltà, modestia, temperanza, castità. Ecco, questi sono i frutti con i quali dobbiamo confrontarci per capire se stiamo camminando veramente nello spirito o stiamo camminando ancora nella carne oppure ancora un po' di qua e un po' di là. Ecco, invece il Signore è radicale, nel Vangelo dice non si può stare a metà, o servite Dio o servite a Mammona. La via cristiana è una via radicale, è una via difficile, ma è radicale. E quindi questo è l'invito del Signore oggi, di essere radicali anche noi, ma di abbandonarci alla provvidenza di Dio. C'è Dio che ci accompagna, non è che dobbiamo far tutto da soli, nella lotta contro il peccato, contro il male, nella lotta contro l'impostura che stiamo vivendo, c'è Dio che guida gli avvenimenti, c'è la mano di Dio. Tutto è nelle sue mani. E allora pensare questo veramente ci mette la pace nel cuore e ci libera da tante preoccupazioni, da tanti affanni che a volte sono anche leciti, sono giusti, perché ragionevolmente possiamo avere le preoccupazioni della vita quotidiana, ma ecco, meditando la parola del Signore, pregando, trasformiamo quegli affanni in fiducia in Dio.
quegli affanni che ci opprimono, che ci tolgono il respiro, se li mettiamo nelle mani di Dio, diventano invece liberazione, diventano pace, diventano serenità di vita, perché Dio non abbandona i suoi figli, Dio non abbandona coloro che veramente confidano in Lui. E allora accogliamo la parola del Signore oggi e, come dicevo, respiriamo questa parola che ci dà tanta aria buona, per affrontare le sfide che ci attendono. Dice il Signore: ad ogni giorno basta la sua pena. Questo versetto che concludeva la pericope, ma è stato tagliato, non è presente nel Vangelo che abbiamo letto, ci fa ricordare questa frase che ad ogni giorno basta la sua pena. Quindi viviamo bene il presente, certo, intravedendo anche il futuro e quindi il trionfo di Maria, ma viviamo bene il presente, viviamo bene, con i piedi per terra e sapendo che il Signore guida ancora la storia, guida ancora la sua Chiesa. Papa Benedetto, lo ha affermato in quel discorso che ha fatto prima di ritirarsi in sede impedita. Ha detto: la Chiesa la guida Gesù Cristo, la Chiesa la guida Lui. È lui ancora che guida la Chiesa, anche se la falsa Chiesa di Bergoglio lo vuole espellere Gesù Cristo, non vuole più sentir parlare di Gesù Cristo. Quel vescovo a Lisbona che ha organizzato la GMG per i giovani ha detto: noi non parleremo assolutamente di Gesù Cristo. Quindi di cosa hanno parlato? Di cosa hanno parlato ai giovani? Hanno parlato della musica techno, e quella è la nuova evangelizzazione. Ma certo, un vescovo che dice questo è specchio di una chiesa che vuole fare a meno di Gesù Cristo. Noi non parleremo assolutamente di Gesù Cristo. Ed è quello che fa Bergoglio. Bergoglio fa finta di parlare di Gesù, ma Bergoglio, ecco, persegue tutti altri progetti. E allora dicevo, ecco, non cadiamo in queste trappole. Non cadiamo in questi scoraggiamenti, ma ecco, riconosciamo che ancora è il Signore che guida la storia, che guida la Chiesa e che guida un piccolo resto, che è Lui che ha radunato un piccolo resto e ha suscitato l'opera di Don Alessandro e ci ha radunato in unità nella fede per la battaglia. È il Signore che guida la nostra vita, è Lui che guida veramente la nostra vita, se noi però impariamo ad affidarci a Lui, come Gesù ci ha insegnato nel Padre nostro, Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno, sia fatta Fatta la la tua tua volontà, volontà, come in cielo, così in così in terra. Ecco, terra. venga il tuo regno, venga, desideriamo il regno di Dio, desideriamo lavorare per il regno di Dio e abbandoniamoci alla volontà di Dio e allora sperimenteremo anche noi tutta la verità della parola del Signore. Laudetur Jesus Christus. Sempre laudetur.